La nuova trasmissione TTV a variazione continua è stata sviluppata da zero. L'attenzione si è concentrata su efficienza, durata e potenza di trazione estrema. Dopo decine di migliaia di ore di sviluppo e test, il risultato è una nuova pietra miliare nella trasmissione a variazione continua nel settore agricolo. L'esclusiva trasmissione TTV a variazione continua. Grazie al sistema idraulico separato Clean Oil, la quantità di olio nella trasmissione è stata ottimizzata, evitando così perdite e aumentando l'efficienza. Inoltre, gli intervalli di cambio dell'olio della trasmissione sono stati estesi a 2000 ore. Come per tutte le trasmissioni SDF TTV, anche la nuova trasmissione TTV include una frizione sia per la marcia avanti che per la retromarcia. Inoltre, due frizioni per la prima e la seconda gamma, in combinazione con il riduttore epicicloidale multistadio e gli idrostati, è stato creato un semplice ma molto efficiente cambio idromeccanico con ripartizione della potenza. Una particolarità della trasmissione TTV è l'idrostato, perché a seconda della velocità di avanzamento, le unità idrauliche funzionano come pompa idraulica o come motore idraulico. Ciò è reso possibile dal riduttore epicicloidale a due stadi in combinazione con la trasmissione. Ma ora andiamo avanti. Come per tutte le trasmissioni TTV, la nuova trasmissione TTV a variazione continua offre la funzione Power Zero. Qui il trattore viene mantenuto fermo attivamente dopo che è stata preselezionata la direzione di marcia, senza alcun intervento. Se ora vuoi accelerare, questo viene fatto nella prima gamma, senza alcun cambio meccanico e sempre senza strappi. Durante la rapida accelerazione del trattore, la velocità di rotazione delle frizioni di gamma convergono fino al raggiungimento della perfetta sincronia. Qui la trasmissione passa alla seconda gamma in modo completamente automatico. Poiché il cambiamento avviene in frazioni di secondo, il conducente non se ne accorge. Nella seconda gamma cambia l'intero flusso di potenza nella trasmissione. I compiti delle unità idrauliche vengono scambiati. Il motore idraulico ora funziona come una pompa idraulica e la pompa idraulica ora funziona come un motore idraulico. Ciò è reso possibile dal riduttore epicicloidale multistadio, che non solo suddivide il flusso di potenza nelle aree meccanica e idraulica, ma le combina nuovamente in seguito. Grazie a questo design innovativo, la nuova trasmissione TTV a variazione continua ti offre il miglior mix di tecnologia, così puoi svolgere il tuo lavoro in modo ancora più potente, comodo ed efficiente.